Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il governo apre alla fase 2 e molti hanno criticato chiamandola la fase 1 e mezzo. Gli accaniti, diciamo gli oppositori di questa fase 2 palesata da Giuseppe Conte, un progetto che si è rivelato un po', questa fase 2 ha deluso molti italiani, perché hanno visto comunque delle titubanze, perché Conte dice di aver ricevuto un documento dalla task force, che Sgarbi definisce una task force di capre. In questo documento c'è scritto che se dovesse riaprirsi tutto, ritornerebbe la curva del contagio a impennarsi e porterebbe addirittura 151.000 persone in terapia intensiva. In terapia intensiva vuol dire in gravi condizioni, quindi immaginate poi i morti che ci sarebbero. Quindi per questa ragione, dice Conte, abbiamo dovuto fare praticamente la fase 1 e mezzo, non la fase 2, mentre in altri paesi come Spagna addirittura hanno riaperto anche le scuole. A un certo punto hanno detto praticamente: ma chi se ne frega, che succeda quello che deve succedere. Questo è quello che stanno pensando molti paesi, al dire vabbè, chiudendo comunque si diminuisce un po' il contagio, la gente muore lo stesso, riapriamo tutto e come va va. Certo che il come va va non mi sembra il ragionamento di una classe dirigente politica all'altezza di qualunque paese. Bisogna cercare di salvaguardare sia l'economia che le persone. Ma perché dico l'economia e le persone? Perché senza l'economia non ci sono ospedali, non c'è terapia intensiva, non ci sono stipendi, pensioni, luce nelle strade, non c'è nulla. Quindi ovviamente molti paesi, quando hanno visto il PIL loro crollare di un numero così spaventoso che non avevano mai visto prima, hanno deciso immediatamente: riapriamo tutto, facciamo finta che non succeda nulla. Ma la realtà poi è un'altra, è quella che sta realmente succedendo. Intanto questa scelta di Conte ha creato dei malumori tra le opposizioni e anche nella stessa maggioranza. Ad esempio la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dice: non condivido minimamente la scelta di riaprire le attività produttive per settori e lasciare fermi per molte settimane interi comparti economici. Così li si espongono a una chiusura quasi certa, dice ieri appunto Giorgia Meloni. Agli italiani che mi stanno scrivendo, poi aggiunge, per capirci qualcosa di più, devo confessare che non ne so nulla. Conte decide evidentemente da solo della vita e della libertà di ciascuno di noi. Sì, c'è il sospetto che Conte realmente decida da solo, o comunque nei consigli dei ministri ascolta, fa finta di, e poi decide da solo quello che secondo lui reputa giusto. Intanto a Porta Bruno Vespa lascia un suo commento che poi affida anche alle pagine virtuali dei social e dice: prima di tutto sono in conflitto di interessi come produttore di vino, dice il conduttore di Porta a Porta sulla rete Ammiraglia Rai 1, ma con la riapertura di bar e ristoranti soltanto il 1° giugno o sull'intero settore turistico pioveranno soldi dall'elicottero o sentiremo suonare molte campane a morto. E preannuncia con profonda amarezza alla conclusione del post. Beh, sicuramente il settore turistico, che comprende alla fine anche ristoranti, alberghi, pizzerie, tutto, discoteche, qualunque cosa, voi sapete che la nostra economia era, prima di questa crisi, l'ultima economia dell'Unione Europea, dell'Eurozona, per crescita, anzi era in decrescita, come in retrocessione, in recessione, come il termine tecnico. Quindi eravamo già messi peggio di tutti quanti, addirittura peggio della Grecia. E quindi questa è la mazzata finale. E un'economia che è l'ultima, che è in recessione, significa che molte attività sono equilibriste, cioè vivono sul oggi ci sono, domani chi lo sa.
con una chiusura di 3 mesi, quel domani, chi lo sa, diventa quel domani non riapriamo più. Perché come si fa a pagare 3 mesi? Ma se tu riapri a giugno devi pagare marzo, aprile, maggio, 3 mesi. E non sono solo i costi d'affitto, poi sono tutti i costi fissi, le tasse che ti arrivano arretrate, il commercialista che vuole soldi, tutti i mesi. E non solo il commercialista, poi ci sono le tasse comunali, la tassa per il suolo di qui, la pubblicità, l'insegna, la cassa, il vatte la pesca. Ci sono mille, mille tasse che si troveranno questi commercianti. È un pacco così di cose da pagare, ci sarà fuori il proprietario dei muri col sorriso: sono qui per l'affitto, ci sarebbe da pagare marzo, aprile, maggio, e magari se mi dai anche giugno, così facciamo questi 4 mesi, dai, su, 4 mesi, 4 mesi senza aver fatturato nulla. Naturalmente è avvantaggiato chi è proprietario dei muri e chi ha messo da parte qualcosa, diciamo che il ricco commerciante se la cava, ma il commerciante che faceva fatica, probabilmente, come dice Giorgia Meloni e come dice Bruno Vespa, per questo settore suoneranno molte campane a morto, perlomeno molti dovranno chiudere per non pagare affitti e tutto il resto. Diceva: io lì non pago più niente, cercatemi, ci vediamo in tribunale, ma non pago più niente. Poi riaprire da zero un'altra attività. Ma riaprire da zero un'altra attività ci vogliono i soldi, anche minimi ci vogliono. Quindi capite che la situazione è assolutamente drammatica, però il governo dice di aver ricevuto questa relazione drammatica, addirittura quelli che chiamano esperti, no? Che Sgarbi li chiama gli esperti, la Task Force de Capre, no? Quindi ognuno poi ha le sue opinioni. E poi ci sono comunque commenti di tutti i tipi da parte dell'opposizione e della maggioranza. Adesso qui non vi posso fare l'elenco perché finiremmo domani mattina, ma quello che dice Bruno Vespa e Giorgia Meloni è vero, però di contrapposizione qual è la soluzione? Apriamo tutto subito come in Spagna e come va, va, no? Questa è la soluzione. Apriamo e quello che succede, succede. Capite che è abbastanza difficile perché non sappiamo realmente quello che succederà. Ma intanto possiamo vedere quelle che sono le ultime notizie che arrivano dall'Italia e anche dal mondo. E vediamo che l'ultima notizia è che, dice uno studio, potrebbero ammalarsi 1 miliardo di persone in tutto il mondo. È l'allarme contenuto in uno studio dell'ONG International Rescue Committee, basato su modelli e dati dell'OMS e dell'Università di Londra, riportato dalla BBC sul suo sito. Secondo il rapporto, si rischiano inoltre circa 3 milioni di vittime in decine di paesi attraversati da conflitti o instabili. Intanto Boccia dice: dopo il 18 maggio contano le differenze territoriali, dobbiamo avere un po' di pazienza in più, sapendo che stiamo mettendo in sicurezza il paese. Poi ci sarà un momento dopo il 18 di maggio in cui conteranno le differenze territoriali, lo dice appunto Boccia in merito all'annuncio del governatore altoatesino Arno Kompatscher di stabilire la fase 2 con un'apposita legge provinciale. A cosa serve una legge contro la pazienza? Occupiamoci di tenere alto il numero delle terapie intensive, che Bolzano l'abbia rallentato non va bene. E intanto possiamo dire che in Germania c'è l'obbligo delle mascherine anche nei negozi, ma in Germania anche lì sembrerebbe che abbiano già riaperto tutto. Intanto Gualtieri dice: verso lo stop della Sugar e Plastic Tax del 2020. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia.
Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.